Belli siete ragazzi, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico Necce nella casa del pane balloon. Oggi, venerdì 3 febbraio, tra una Coppa Italia e un'altra, tra un quarto di finale e un'altra, siamo giunti al fine settimana, a ridosso della 21ª giornata. E cosa dobbiamo fare oggi? Ci tocca ragazzi, i pronostici. Però diciamo, è un video che ho notato che è un video che apprezzate molto, no? È carino, dai, simpatico, passiamo 10 minuti insieme, nulla di che. Perciò ho visto che vi piace molto, perciò lo facciamo insieme. Dobbiamo correggere quelli di settimana scorsa, della 20ª giornata, che non è andata male, devo essere sincero, e fare quelli della 21ª. Perciò dai ragazzi, partiamo subito, iniziamo subito col dire iscrivetevi al canale ragazzi. Scusate se io lo ripeto, a qualcuno può anche dar fastidio, e ho notato che dà fastidio a qualcuno, però dai, lo dico perché ho visto che tanti magari seguono i video e non sono iscritti. Iscrivetevi al canale ragazzi, veramente tanto è gratuito, non costa nulla. Attivate se vi va la campanella, così ogni qualvolta io pubblico un video vi arriva la notifica, e magari mettete un bel like che aiuta a far crescere il canale, e io ve ne sono molto molto grato. Soprattutto ragazzi, e non è cosa di poco conto, scaricate l'app di OneFootball. Ragazzi, perché insomma l'app di OneFootball è tanta roba sul telefonino, è un'app completa in tutto e per tutto, e vi tiene aggiornati sul mondo del calcio, su qualsiasi tipo di notizia a 360 gradi. Ogni giorno sul vostro telefonino notifica: è successo questo piuttosto che quell'altro, indiscrezioni, statistiche, pronostici, curiosità, insomma, highlights di Serie A, highlights di Serie B. Vi potete guardare i gol della Serie A e della Serie B, insomma, tanta roba, tutto gratuito, tutto gratis. Cioè, l'unica cosa a pagamento è qualche partita singola di Serie C o Serie B italiana senza fare abbonamenti. Anche quella è una cosa carina. Magari volete guardare la partita della vostra squadra che vi interessa, tac, ve la guardate senza fare abbonamento. Perciò tanta roba, potete personalizzarla con la vostra squadra del cuore, e anche lì, se non vi interessano le altre squadre e solo della vostra, notifica. Insomma, è completa, ragazzi. Non dovete fare altro che andare sotto il link in descrizione e scaricarla, perché bella è l'app di OneFootball. Bene, bene, bene. Dai ragazzi, sono allegro oggi, dai, allegro. Il venerdì è così, dai, il venerdì, fine settimana, siamo tutti un po' più allegri, tutti più rilassati. Dai, correggiamo la 20ª, iniziamo subito con Bologna-Spezia. Avevamo messo 1x 2-0 presa. Lecce-Salernitana, over 2,5 1-2 presa. Empoli-Torino, no goal 2-2, questa non l'abbiamo presa, ero proprio convinto che Empoli-Torino finisce la classica partita da 0-0. Il Torino non so se in quest'anno ha mai fatto due gol e presi due, ma è veramente incredibile. Vabbè, non presa. Cremonese-Inter x2 presa, 1-2 per l'Inter. Atalanta-Sampdoria 1 fisso preso, 2-0 per l'Atalanta. Milan-Sassuolo over 2,5 preso. A stento, abbiamo faticato con Milan-Sassuolo, proprio all'ultimo sono riusciti a fare il terzo gol. 5-2 preso di netto. Juventus Monza gol non presa, ecco, anche qua ero convinto, mi sentivo che il Monza potesse fare una partita bella come poi ha fatto, e non pensavo che la Juventus non riuscisse a fare gol. Vabbè, comunque 0-2 per il Monza e non presa. Lazio Fiorentina x2 1-1 preso. Napoli Roma 1x 2-1 presa, e Udinese Verona 1x 1-1 presa. Perciò 8 su 10 abbiamo sbagliato. Il Juventus Monza abbiamo messo gol, e Empoli Torino abbiamo messo no gol. Vedi, ci ha fregato lì. Se invertivamo le due cose, vabbè, beh, poco male. Dai, 8 su 10 è un buon risultato. Dai, ragazzi, passiamo alla 21ª giornata, che inizia domani con Cremonese-Lecce. Io dico 1x perché secondo me la Cremonese. Allora, la Cremonese, secondo me, è spacciata, no? Nel senso che è molto molto difficile riuscirsi a salvare, perché insomma non aver ancora vinto una partita è molto molto distante dalla. Però insomma, se vuole, se ha anche solo un briciolo di speranza, deve iniziare veramente. Questa è una delle ultime partite dove deve veramente iniziare a fare il risultato. In casa contro il Lecce, che comunque è tranquillo, che comunque è vero che ha riposato tutta la settimana, a differenza della Cremonese che arriva dalla semifinale di Coppa Italia conquistata, perciò anche lì qualcosa di incredibile. Però io sulle ali dell'entusiasmo della Cremonese gli do fiducia e dico 1x. Roma-Empoli,
lì, il contrario, io lì dico X2 perché la Roma non mi è assolutissimamente piaciuta in Coppa Italia, dove poteva e doveva fare decisamente meglio. Non mi piace quando gioca con le squadre medio-piccole, non mi piace, subisce molto. Magari fa la grande prestazione con la squadra forte, però poi con le medio-piccole fa fatica. L'Empoli è una squadra difficilissima da affrontare, ha battuto l'Inter, se non sbaglio a San Siro, quella. È difficile, io dico X2 perché insomma non mi fido di questa Roma qua. X2 Sassuolo-Atalanta, beh, Sassuolo-Atalanta, over 2,5. Sassuolo-Atalanta, over 2,5, ragazzi. Non puoi dare meno perché l'Atalanta oramai è una macchina da gol. Il Sassuolo arriva da 5 pere rifilate al Milan, perciò insomma, prevedo una partita bella aperta e dico bella, un bel over 2,5. Spezia Napoli, ragazzi, over 2,5 anche lì. Sono convinto che il Napoli, il Napoli tanto gioca e crea sempre talmente tanto che è difficile pensare che possa fare una partita di corto muso, no? Poi va bene, le partite, ogni partita sono diverse, però insomma, io vedo un bel over 2,5 anche qua, partita ricca di gol. Lo Spezia è una squadra che in casa magari sicuramente non, no, lo Spezia non giocherà rintanata nella sua area, no? Per strappare magari lo 0-0. In casa davanti ai propri tifosi qualcosina in più lo deve fare, magari qualche spazio lo lascia, e se lasci qualche spazio al Napoli diventa poi difficile. E la partita poi si apre e poi vedremo, secondo me vedremo un bel po' di gol. Torino-Udinese, il Torino arriva dall'eliminazione di Coppa Italia, dove ha perso con la Fiorentina 2-1, però insomma 2-1 il gol l'ha fatto proprio sul finale, 2-0 più o meno. Il Torino lo vedo un po' così, io voglio dare fiducia all'Udinese, devo essere sincero, l'Udinese deve riprendere a fare un po' di prestazioni, è vero che poi manca il suo uomo. Non dico migliore, però quasi, no? De Olofeo, però deve riprendere a fare prestazioni. E boh, mi vedo una sorpresina. Io dico X2, Torino-Udinese dico un bel X2. Sono convinto che l'Udinese può fare bene. Passiamo a Fiorentina-Bologna dico 1X. Mi piace ultimamente il Bologna, devo essere sincero, ha iniziato a giocare un calcio piacevole, Thiago Motta ha delle idee particolari riguardo alla tattica, insomma, perciò è riuscito a impostare la squadra come voleva lui e si stanno iniziando a vedere i frutti. Poi in una situazione di classifica buona, però insomma la Fiorentina in casa davanti al proprio pubblico deve dare qualcosina in più. Quest'anno sono troppe le partite che in casa non è riuscita a vincere, secondo me questa è la volta buona. Io dico 1X, mi copro con un pareggio, però insomma è un 1X più tendenzioso all'1. Secondo me la Fiorentina farà la prestazione, magari anche galvanizzata dal fatto che è passata in semifinale di Coppa Italia, insomma, dico un bel 1X. Arriviamo al derby di Milano, ragazzi. Porca miseria, le dure di Milan per noi milanisti a sto giro. Per prendere il derby è sempre una partita da tripla, no? Però in questo derby per prenderlo sicuro è over 2,5. Tanto il Milan prende una carriolata di gol ogni partita. L'Inter sa il fatto suo e anche l'Inter a livello di difesa non è poi così invulnerabile. Perciò, insomma, io prevedo un bel derby ricco di gol, un bel over 2,5. È uno di quei risultati che sono veramente convinto di prendere l'over 2,5 in questo derby qua. Poi sicuro finirà 0-0, però insomma, dico over 2,5. Passiamo a Verona-Lazio. Non mi è piaciuta assolutissimamente la Lazio, ero convinto. No, sono ancora convinto. A me piace come gioca Sarri, soprattutto come i giocatori delle squadre di Sarri riescono ad entrare nei suoi meccanismi il secondo anno che lui li allena. Quest'anno ho visto una buona Lazio, però insomma fa una partita buona e due no, una partita buona. Ieri non mi è piaciuto, sinceramente, ieri la partita con la Juve non mi ha fatto impazzire contro una Juventus che oggi insomma. Prende pallonate da chiunque, no? Perciò mi aspettavo una Lazio diversa, no?
Non mi è piaciuto, non ha mai fatto nulla, però è vero che ha fatto un po' di turnover, però insomma, secondo me poteva fare di più e secondo me domani è dura perché va a Verona, il Verona è una squadra che ha ripreso il campionato, la seconda parte del campionato bene, col piglio giusto per potersi salvare, sta facendo grandi risultati, io dico 1x. Ragazzi, il Verona adesso è tosto da incontrare, il Verona è veramente tosto, perciò dico 1x. Passiamo a Monza-Sampdoria, Monza-Sampdoria dico uno fisso, secondo me il Monza le partite che deve portare a casa non le sbaglia mai. Io dico uno fisso al Monza perché al di là, cioè la Sampdoria è in difficoltà perché è penultima in classifica, il Monza gioca un buon calcio, la cura Palladino ha fatto veramente i suoi effetti e ora strapazza chiunque. Oh, ragazzi, il Monza ha vinto l'andata e ritorno con la Juventus, ha pareggiato contro l'Inter. Le prestazioni il Monza le fa e poi quando incontra le squadre diciamo del suo livello di medio-bassa classifica fa la prestazione in casa secondo me il Monza la vince proprio di gran lunga perciò dico uno fisso finiamo con Salernitana-Juventus Salernitana-Juventus la partita dello scandalo no? Quest'anno l'hanno voluta dipingere come l'andata no? Parlo di Juventus-Salernitana no? Ricordate finita, se non sbaglio, 2-2, dove però fu annullato un gol alla Juventus per un fuorigioco dove mancavano le immagini. Vabbè, un grosso errore, sono io il primo a dirlo, però insomma l'avevano dipinta come la partita dello scandalo. E boh, io dico, ragazzi, insomma, non mi fa, continua a non farmi impazzire la Juventus, però insomma sta recuperando giocatori Di Maria. Quando entra il suo lo fa adesso De Vlahovic, io ieri l'ho visto giocare, non mi ha fatto impazzire, però insomma sta mettendo minuti sulle gambe. Chiesa, insomma, è dura, anche se la Salernitana mi piace come squadra, comunque si è ripresa, però dico X2, poi alla fine la Juventus secondo me riesce a portarla a casa e vedremo, speriamo che non ci siano polemiche, però dico un X2, ecco, non penso che la Salernitana possa impensierire. Possa vincere contro la Juventus, poi mi sbaglierò, poi bisogna capire, perché poi magari i giocatori della Juve in campionato hanno un po' mollato, boh, non lo so, ma però dico X2, dico X2 anche perché insomma la Juve sarà fa risultato, se no veramente rischia veramente di andare in B senza penalizzazione. Se non ne vince più mezza. Va bene, dai ragazzi, allora ci siamo dedicati una decina di minuti insieme, mi ha fatto piacere, belli siete, come dico sempre, vi auguro un buon proseguimento di giornata, un buon fine settimana, mi raccomando, ci vediamo domani o magari più tardi se c'è qualche news da dare, vi abbraccio di cuore a tutti, mi raccomando un bel like al video e come dico sempre io, ciao ciao!